me. Non passa giorno senza che non pensi ancora a te. Gran caramè, gran caramè, gran caramè. Quel desiderio di dolcezza che non se da me. Gran caramè, gran caramè, gran caramè. Dovunque sei non ti scordar di me. Mi manca tutto senza te. Quel certo non so che. Morgana, Morgana, che cosa fai qua? Morgana, Morgana, scusami, chi ti ha detto di uscire, Morgana? L'hai fatto? Che cosa? Il cuore di frittata per Cossiga. Ma ti pare che io mi metta a fare queste cose adesso? Ma che cosa dici, su? E allora perché al telefono dicevi? Il presidente ha rotto un'altra volta le uova nel paniere! Per San Valentino bisognerebbe regalargli un cuore di frittata! No, ma Morgana, Morgana, non dire questo, scusi, scusi presidente, non dia retta, sono fantasie di una bambina, le pare che io avrei detto una cosa simile con la devozione, come dire, la venerazione che ho per lei, presidente, so che lei mi crede e so che lei, se mi potesse vedere, mi direbbe... Caro Pippo, io sono il capo dello Stato e se rompo l'uomo... Se rompo le uova io, vuol dire che vanno rotte. Capitomi, hai? Ecco, se non si rompono le uova, come si fa a fare la frittata? Senta, presidente, la ringraziamo di questa esternazione, adesso saluti e vada, su. Buonasera, italiane e italiani. Guarda, guarda come esce.
scusate, sono giochi da bambini questa vigilia di San Valentino. Ci sentiamo tutti quanti, come dire, un po' innamorati. Quale congedo migliore poi per noi di Crank Caramel, che oggi festeggiamo la undicesima e ultima puntata. San Valentino verrebbe da gridare: innamoriamoci tutti gli uni degli altri. Pensate, pensate come sarebbe bello vedere Craxi che fa una dichiarazione d'amore a Demita, Andreotti teneramente abbracciato alla Malfa, Occhetto che sotto il balcone del Quirinale canta una serenata a Cossiga, che risponde cantando: dammi un bacio e ti dico di sì. Ma tutto ciò nella politica italiana è impossibile, assolutamente impossibile, insomma probabile. I politici italiani sono infatti evangelicamente imprevedibili, la loro mano destra non sa mai e non saprà mai quello che farà la sinistra. Solo che tutte e due insieme si mettono qualche cosa in saccoccia. Ma noi, tornando a San Valentino, dobbiamo dire che questa festa, come dire, ci rende sempre più inclini all'amore, all'innamoramento. E noi che cosa siamo tutti quanti se non innamorati, innamoratissimi di lei? Di lei, come dire, la più bella, la più morbida, la più rilassante, la più inebriante delle dottoresse, la nostra dottoressa Bonbon, eccola qua. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buon San Valentino a tutti. Per lei, signor Pippo. Per me, dunque qualche speranza. Bonbon. Ma certo, signor Pippo, lei ha più che una speranza, ha una certezza. Una certezza? Bene, sei innamorata dunque. Sì. Di me? No, di Richard Gere. Ma come, tu quindi preferisci la bellezza americana alla bellezza italiana? Tu non sai che cosa ti perdi. Ci sono donne che sono diventate pazze per me. Per non essere venute con lei? No, per essere state con me. Ancora si chiedono: ma come ho fatto? Come ho fatto? Ci sono certe che danno ancora le capocciate al muro. Come ho fatto? Si ripetono. Ma come ho fatto? Ecco, lo devo dire io, lo devo dire io. Che mi avete portato alla rovina, voi, la beautiful Italia, truffatori, disgraziati. Ma io faccio ancora la bocca, sa? Ma che vuole sto pazzo? Sia calmo, signor Bartopello, che cosa succede? Forza! Succede che la fonte vedecchia, la fonte dell'acqua della famiglia mia da 300 anni, improvvisamente non dà più l'acqua. Sei asciuttata! Ma come si è asciuttata? E adesso come facciamo con i nostri clienti? Come facciamo? È vero, come facciamo? Bonbon, qui vengono ministri, segretario di partito, viene soprattutto lui, il presidente, tutti attirati dalle magiche qualità della nostra acqua, della fonte Fetecchia, che era una truffa, ma questo non lo dobbiamo dire a nessuno. Come facciamo però adesso? Dice ancora qualche damigiana, ma poi bisognerà chiudere. E mo che ci succede alla fonte Fetecchia mia? In che mani va a finire? Ottimi mani, le vie! Ah, sei tu che te la vuoi portare qui alla fonte Fetecchia mia? Sciagalla biscia coyota! Che mi dissi coyota mia? No, signore. Ma una donna fragile e delicata come mia, mi dissi coyota? No, signora, respiri! Ci dia un segno di vita! Sì, ma io ci abbano da notte! Signora, mi ascolti, non le ha detto coyota. No, e che mi disse? Sciagalla. Ah, bello, un'altra cosa. Ecco, lo vede, signora, poi lei non può abbandonarsi a queste manifestazioni. Lei è così, come dire, elegante, così raffinata, signora. Grazie. Su. Grazie. Con quei bei tendaggi per vestito. Ecco, no, Beda, che cosa morire, Beda? Beda, per tua informazione, questo è un Valentino. Me lo ha regalato perché ho sfilato per lui. A Parigi? A Parigi, certamente, certamente. Un momento. A Parigi, certamente. Ero la regina del défilé. De che? Défilé, in italiano, sfilatino.
Con la mortadella, signora. Ma con la mortadella ci si mette pure lei, so via, via. Signora, per cortesia, scusi, torniamo a bomba, signora. No, in che senso? Cioè, torniamo no. a lei. No, 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 ma Benda, beh, ciuricisse, Benda, tu stai spezzando col fuoco. Signora, per cortesia, lei è la nostra leggiadra insegnante di aerobica, no. Su. No, mi ha dato uno sguardo, non mi è piaciuto. Ma signora, ma non è colpa sua, mi è vuole male, dato. Mi Portucallo, per piacere, racconta qualcuna delle tue micidiali storielle, così si mettono a piagne e si distraggono, forza! Ma come, dopo che mi insulta, gli racconto la barzelletta? Ma lei, tu chi sei che ti sta a trattare? Sor Pippo! Ci stava la cameriera dopo un bar in Zappetto, no? No, dicevo, ci stava la cameriera dopo un bar in Zappetto. Dopo 30 anni che stava a servizio a casa a Zappetto, st'ultimo tempo cominciava a dare i numeri, rispondeva male. Allora compare Zappetto dice, la licenzia. Allora sta povera disgraziata con la valigia, mentre se ne stava andando, non salutava nessuno. Si mette la mano in tasca, prende 100 lire e le butta al cane. Dice solo tu, meriti il mio saluto, che mai sembra aiutato a pulire i piatti. Parite? Di più, molto di più. È formidabile far resuscitare i morti. Per le risate? No, per venire a menare. Signora, scusi, signora, io vorrei sapere, noi vorremmo sapere come mai la Fonte Fetecchia è finita nelle sue mani, come mai? Ah, e questo detto, ho avuto la fiducia di un grande gruppo nipponico che si sta trasferendo qua da noi, i Pipinoto. Ah, i Pipinoto, sì. Quelli che l'altra volta l'ha chiamati e si sono presentati in quattro. Sì. Ma stanno sempre con lei, signora. Ma certamente, li vuole vedere, io li chiamo subito. Pipinoto! Eccoli qua. Eccoli qua. Ha visto, visto che un finico si chiama ancora Parapà. Visto che è Corpo, visto che è Parapà. E tra papì, controvava qua, quando conosciò, quando frate chi, troppo qua. Visto che ho figli tutti che fa. Bene, molto bene signora, ma quanti sono? 10, ma la prossima settimana ne arriveranno altri 20. 20? 1000, 20.000 per Pepinoto tanto per cominciare, no? Poi un pochettino alla volta arriveranno gli altri, no? Bene, bene, e come si trovano da noi? Signora? Ah, bene, molto bene, ma questo ce lo devo domandare perché, sa, loro non capiscono l'idiota italiano, mentre io soltanto parlo l'idiota giapponese. Non semmai, comunque c'è Martufello che parla l'idiota e basta, se dovesse servire. Comunque, signora, le domandi se fa ridere, così abbiamo una risposta internazionale. Certamente. Se Martufello fa ridere. Certamente. Questo parla il dialetto di Tokyo, capito? Bene, signora. Ci traduca, si sono divertiti. Ha detto che si trovano molto bene qua da noi, che oggi per loro è il San Valentino giapponese, ecco. E vorrebbero festeggiarlo con Martufello che ci piace tanto. Ah, ecco. In che senso festeggiare? Nel senso che te nonno fa la festa. Vai, vai Martufello, vai, vai. Venga, venga signor Martufello, venissi. Guardo sul qui, dillo. E vai. Venissi, come? Eh? Ma c'è figlio mio, gambara l'italiano, venissi, viene da Venere, forza, accompagnatelo, camminato, forza, forza. Venere vicino, ma non... Perché stanno finalmente per arrivare loro, i nostri ospiti politici. Oh, ma eccoli! Buonasera. Buonasera onorevoli, benvenuti tutti quanti in versione San Valentino, bene, molto bene, onorevoli, noi purtroppo siamo all'ultima puntata, ma faremo una puntata speciale da Sanremo. Però questa è decisamente l'ultima puntata della Beautiful Italia che oggi chiude. Noi speriamo che le cure vi abbiano giovato, onorevoli, anche se per voi migliorare è difficile. In senso fisico, volevo dire, soltanto in senso fisico. Non mi permetterei mai di alludere a qualcos'altro. Onorevole Craxi, mi raccomando, lei non ecceda, continui la sua dieta anche fuori di qui. E allora si dovrebbe ritirare dalla politica.
E allora tu non avresti mai dovuto metterci piede? No, onorevole, prego, siamo sempre qua per rilassarci, per distenderci, guardate, l'onorevole Occhetto, com'è serafico, sembra che le polemiche nemmeno lo sfiorino. Onorevole Occhetto, qual è il segreto della sua calma? La rassegnazione. Rassegnato sarei tu. Noi siamo in piena espansione. Sì, come il polistirolo. Prego, onorevoli, non vi beccate, guardate. L'onorevole De Michelis, sempre così vispo, onorevole, anche lei, mi raccomando, non ecceda, onorevole. Attenzione agli stravizi, non faccia tardi la notte, vada a letto. Con le galline? No, quelle almeno le lasci verdi, onorevole. Insomma, ecco, si riguardi. Siamo tutti quanti al completo, bene, onorevoli. Manca soltanto l'onorevole Spadolini. Oh, ma eccolo! Eccomi! Oggi è stata proprio una brutta giornata, rischiavo di non poter venire. A te non te l'hanno dato il cuore, hai preferito la trippa? Ma... ma quale trippa? Eccolo il cuore! Che sei fidanzato con la mortadella? E vedi, per te il santo protettore degli innamorati non è San Valentino, è San Daniele, buono. Onorevoli, noi adesso dobbiamo andare tutti quanti di là perché stiamo per cominciare uno spettacolo di beneficenza in favore dei deputati e senatori trombati. Trombati, finalmente si può dire, sì, trombati alle imminenti elezioni per i quali noi abbiamo lavorato tanto, abbiamo raccolto fondi, siamo benemeriti, onorevoli. Ariete, è nell'aria la primavera tramvata della vostra vita. Ma non vi allarmate troppo, ne seguiranno moltissime altre. Trattamento consigliato, abbonamento. Toro, giornate indimenticabili. Sarete licenziati, rapinati, sfrattati e finirete sotto i ponti. Ma poi scoppierà il diluvio universale 2 e finalmente tutto questo finirà. Trattamento consigliato, canotto. Gemelli, dopo molti tentativi a vuoto, finalmente qualcosa si concretizzerà. La galera, trattamento consigliato, parole crociate. Cancro, leone. Uscite dalla solita routine e buttatevi, possibilmente dal quinto piano, meglio se dal sesto. Trattamento consigliato, silicone. Vergine, le cose si aggiustano, pensate voi, poi vi salterà in aria casa e continuerete a pensarlo, ma al manicomio. Trattamento consigliato, iniezione di cemento armato. Bilancia, vi sentirete a volte poco amato, a volte molto odiato, ma state sereni, in realtà la gente non vi si fila affatto. Trattamento consigliato, evidenziatore. Scorpione, periodo di amori molto grandi e sofferti, la vostra assatanata vicina di 150 kg vi salterà addosso procurandovi il colpo della strega. Trattamento consigliato, flessioni. Sagittario, sognate un viaggio da tanto tempo, continuate a farlo, tanto resterete sempre al chiodo. Trattamento consigliato, stivaletto malese. Capricorno, periodo celestiale, vedrete tutte le stelle del cielo quando vi darete una martellata su tutte e cinque le dita della mano destra e subito dopo su quelle della mano sinistra. Trattamento consigliato, frizioni di cianuro. Acquario, terremoto in casa, ma non è un rivolgimento familiare, è proprio il settimo grado della scala Mercalli. Crollerà tutto, meno la stanza di vostra suocera. Trattamento consigliato, elettroshock. Pesci, sgombri in arrivo.
attenti ai parassiti. Ragazzi, bravi, bravi, tira la cinghia così. In questa vigilia di San Valentino facciamo in modo che anche il sogno di chi sogna queste ragazze abbia un nome. Come ti chiami? Ilenia. Silvia. Sì. Nadia. Sì. Natasha. Sì. Patricia. Naturalmente. Cristina. Sì. Federica. Aspetta un momento. Tu come ti chiami? Silvia. Bene, Silvia, prenditi il microfono e con gli auguri di San Valentino, ci auguri di tanto amore, noi vi congediamo, per adesso ci rivediamo fra poco. Vai, vai, non restare qua, anche perché sta finalmente per arrivare lui, il presidente. Speravate, buonasera. No, noi ci speravamo proprio, Presidente, anzi la ringraziamo di essere venuto l'ultima sera, non ha voluto mancare, Presidente. Sono venuto molto volentieri. Grazie. Invece voi mi mancherete, mi mancherà la beautiful Italia. Grazie tante, Presidente. Salve, Presidente. Salve, Bettino, cosa state facendo? Staffetta libera, è il trattamento. Bravo, imparate a farla la staffetta, ma ricorda, Bettino, che dopo le elezioni toccherà a te governare. Questa è la vera staffetta. Te la daremo noi la staffetta. Dopo le elezioni ti faremo arrestare, ti faremo processare. Bravo, fermo così, fermo un attimo. Lo sapevo, Bessi, lei è complice del tuo zombie. Ecco dove sei. Scusi. Zombie coi baffi. Presidente, non l'ho visto, è uno zombie, non l'ho visto. Sì, grazie, Presidente, scusi. Presidente, per cortesia, non si alteri, su. Ma che si altera, che io conservo sempre tutto il mio self-control. Cosa vuole, io sono un sardo britannico. Anche se ho promesso di diventare un sardo mutto. Così il messaggio presidenziale lo trasmettono alla pagina 777. Bene, Presidente. Siamo alla vigilia di San Valentino, Presidente, la festa degli innamorati. Bisognerebbe cercare appunto di amarci. Che cosa possiamo fare, Presidente, esatto, per divertirla, per distrarla? Veda, a proposito di San Valentino, ci sarebbe una cosa che mi piacerebbe fare. Noi siamo qua per questo, Presidente. Lei ci dica. Sì. Il gioco dei baci. Con me? Perché io non sono adatto, Presidente. Divento rosso. Cosa ha capito, Pippo? Io ho tutto la corrente. Corazzieri! Bene. Bene, che carino. Che cos'è, Presidente? Mi piace. Sì, come si gioca? C'è il tabellone. Sì. Questi qui sono gli innamoratini di penne. Ah, beh. Eccolo qua, veda. Io l'innamoratino altissimo. Che gioca con lei? Fresco di lampada. Sì, bene. Lo metto in partenza, Presidente. In partenza? Sì. E l'innamoratino Craxi. Che gioca con lei? Certamente. Bene. E gli altri giocano con me? Questi sono i suoi, non so chi sono. Posso vedere, Presidente? Prego. Questo è l'innamoratino Occhetto, che gioca con me. E questo è l'innamoratino Demita. Bravo. Che gioca con me. E io quando vinco, Presidente? No, niente. Bene. Come si allora, gioca? Gli innamoratini vanno avanti e indietro, a secondo.
dei baci che ricevono. Ah, bene. Ora lei cominci lei, voglio essere buono. Dica il nome di uno adesso innamora più. Per Ciriaco De Mita. Vediamo che bacio gli tocca. Sì. Che carino. Un bacio al metanolo! 20 giorni di diarrea! E che faccio, presidente? Lo butti giù. E certo, 20 giorni buttano giù, eh? Vediamo adesso per... Lo tocca a lei, presidente. Facciamo per altissimo. Ah, ecco, bene. Per altissimo, come mi diverto! Bene, come sono contento che lei si diverte, presidente. Dica, un bacio alla vitamina C. E che è la vitamina C, presidente? Vitamina C. Ah, ecco, non se l'aspettava. No, presidente. Quante caselle va avanti? Rimane là? Va avanti 10 caselle. 10 caselle, non so, troppe, presidente. Questo è un gioco presidenziale. Adesso tocca a me, presidente. Per l'onorevole Occhietto, posso fare. Cosa fa pesca lei? Non faccia il furbetto, non ci provi. Questi sono baci presidenziali. Prego. Occhietto. Un bacio all'olio di ricino, 6 mesi al gabinetto. Ma come, se manco l'ha letto, presidente? Basta la parola. Allora che faccio? Lo butto giù, presidente? Lo butti giù. Beh, giù. Scusi, presidente. Adesso tocca a lei, presidente. Adesso si gioca. Ancora non ha vinto, però. Voglio vedere. Deve arrivare. Mi dispiace. Si gioca per crack. Si vediamo. Non si può mai dire. Veda, certo. Io sono di piccolo vantaggio. Guarda, vuole... un suo innamoratino che scappa. Dove, presidente? Dove? Da Ferrara a lezione d'amore. Va bene, io non vedo niente, però, lì, presidente. Non si capisce niente. Scusi, presidente, ma io veramente francamente non riesco a vedere. Scusi, presidente. Ho scelto a caso un biglietto. Ah, non è che se l'hai capato, presidente? Non mi permetto. Scusi, presidente. Vabbè, guardi qui. Un bacio al midollo di Francesco. E che è il midollo di Francesco? Il midollo di Leone, il mio, no? Ah, ecco. 20 caselle avanti e vince lui, bravo. Che vince, presidente? Le elezioni. Ma come, non era il gioco di San Valentino questo, presidente? San Valentino, protettore di Bettino. Va bene, lei è un prepotente, vuole vincere a ogni costo. No, scusi, presidente. Quindi noi non giochiamo. Domandavo. Più. Lei si ricordi di avvisare la Sibilla Concetto, sì, ci vediamo dopo. Bene, presidente. Arrivederci, presidente. Boom. Arrivederci. Boom. Non mi ha fatto vincere mai. Siamo così giunti alla prima prova del grande gioco dei politici, il ciclo quiz. Avanti le bici. Ed ora avanti gli onorevoli Craxi, De Mita, De Michelis e Spadolini. Prego, onorevoli, accomodatevi, onorevoli, senza farvi male. Ah. Ecco, benissimo, accomodatevi. Finalmente vedo che c'è la cicletta anche per me. Sì, ce l'hanno mandata dalla NASA, onorevole. La usano per simulare i viaggi spaziali. È veramente di un materiale molto particolare, molto resistente. Ha resistito anche ai raggi cosmici, onorevole. Eh sì, sembra avere un'aria ben robusta. E infatti, guardi che sellino che c'ha. E come avete fatto per le misure? Abbiamo preso le impronte posteriori di un elefantino allo zoo, onorevole. Comunque lei si accomodi, onorevole, prego. Mi accomodo. Bene, ci siamo? Allora vale per tutti, pronti al mio via? Pedalare, via, pedali anche lei, onorevole Spadolini, pedali! Pedalo! Bene! Sei sguiendo, una volta! Sta su! Oh! Oddio mio, che disastro! C'era costata $10,000, onorevole, mo chi ce li ripaga? Ve li ripagherò io, vi ripagherò pan per focaccia! Altro che $10,000, 10 miliardi vi chiedo! Scusi, ma perché? La distribuisse in beneficenza, onorevole, questo è preoccupante, la distribuisse in beneficenza? Certo. Non si preoccupasse, lei venga con me, onorevole, che ci faccio una beneficenza personalizzata. Venga, onorevole, è bello, c'è qua Donazzo. Signorine, portate via i rottami spaziali, per cortesia. Va
fate anche due viaggi se occorre. Bene, ed ora veniamo a noi. Prego, onorevoli, siamo pronti? Via, pedalare, pedalare, pedalare! Lei, onorevole Craxi, vedo che pedala con particolare gagliardia. Vuole vincere il gran premio della cuccagna. Il premio della cuccagna vorresti vincere tu? Ma per te la cuccagna è finita oramai! Onorevoli, onorevoli, per cortesia, non vi beccate! Attenzione! Prima domanda! Attenzione! Chi è il migliore? Io! No, onorevoli, io parlavo di Togliatti, che ai suoi tempi era anche chiamato il migliore. Rivolgo la domanda in un altro modo. Chi di voi si sente Togliatti? Lui! Forse è meglio passare a un'altra domanda. Attenzione! Chi realizzerà la riforma della politica? Io! Ma no, onorevoli, fatemi finire la frase, scusate. Chi realizzerà la riforma della politica dando il buon esempio e ritirandosi a vita privata? Lui! E con questa risposta siete ancora tutti quanti alla pari. Ultima, decisiva domanda, attenzione onorevoli. In quanti anni, attenzione, onorevoli, non vi distraete. Onorevole, siamo tutti alla pari. Onorevole De Mita, non è che pedalando di più lei arriva primo, deve pedalare e rispondere alla domanda, anche lei onorevole Craxi, attenzione, in quanti anni secondo l'International Ball Institute l'inquinamento sarà completamente eliminato in Italia? 10 anni! 5 anni! 1 anno! E vince l'onorevole Craxi! Davvero in un anno riusciremo a eliminare l'inquinamento in Italia? Certo, secondo l'International Ball Institute. E che cos'è l'International Ball Institute? L'istituto che cataloga tutte le più grosse balle del mondo, onorevole. E così, malgrado l'ironia dell'onorevole De Mita, l'onorevole Craxi passa in finale. Prego, onorevoli, da quella parte, le. Basta pedalare. Lele. Nostre beautifulline, anche loro in questa vigilia di San Valentino hanno un nome da esprimere che vuole significare la loro persona per coloro i quali vi guardano e chissà cosa sognano di voi. Come ti chiami? Elga. E tu? Barbara. Queste due ragazze sono sorelle. Silvia. Sì. Paola. Monica. Monica. Loro invece no. Alessandra. Un momento, spietta un momento, tu come ti chiami? Ombretta. Bene, Ombretta, prenditi il microfono e andate con gli auguri di tanto bene, di tanto amore, di tanta felicità. Fascia blu. Tutti gas minuto per minuto. Dopo la benzina verde, il governo ha varato i nuovi colori della collezione primavera-estate. Diesel fucsia, metano paonazzo, metanolo bordeaux, uranio marron, tonalità classiche che vanno su tutto, marmitte, marmi e lapidi. Il governo ha anche varato i seguenti seri incentivi anti-inquinamento. Chi possiede un'automobile da rottamare, costruita prima del 1300, avrà in dono 20.000 lire subito e un autografo di Gianfranco Funari quando avrà finito di scriverlo. Motosega presa in considerazione dal governo per la quale regala 2 giorni con Federico Fazzuoli e i suoi lombrichi e in più una confezione di prodotti tipici scassa ozono della Montedison.
Per un carro armato risalente alla seconda guerra punica, il governo regalerà una notte indimenticabile a tu per tu con Mino D'Amato. Sarà una notte elettrizzante. Ma quando viene lo sgelo, il primo sole mi che gelida manina, se la lasci cristallata, dirò con mia colpa. E dopo questo anelito di speranza per il futuro riprendiamo il nostro spettacolo in favore dei deputati e senatori onorevole De Mita. Ma come mai onorevole? Che cosa è successo? È sempre così adombrato, onorevole? È stato il cricket. Il cricket, ah ecco, lei c'ha una gomma, atterrate e il cricket non funziona, vero onorevole? Ma come parla? Io ho detto il cricket, intendevo il famoso gioco anglosassone, quello che si gioca col bastoncino e la mazzetta. Ah, il cricket! Ma è sicuro che sia anglosassone, onorevole, perché a me sta mazzetta mi pare tanto roba di casa nostra. Insomma, stavamo giocando a cricket quando Sbadolini ha lisciato e si è sberticato a terra e ha sbrofonghiato. Ha sbrofonghiato? Ha sbrofonghiato, ha sburzettato. Insomma, si è ammaloppato per terra e non si riesce più a sdravogliarlo. Vada ecco. Lì a risolvere questo problema, dai. Io come lo sravoglio, onorevole, se ha sborzettato, se è sbrofonghiato e se ha ammalloppato? Sembra una questione di sgravogliamento suo. È uno sgravogliamento mio, certo, onorevole, non si preoccupi, onorevole, lo farò. Grazie, grazie, al vostro buon cuore. Ciao. Ciao. Mi sembra che ti stanno ricrescendo i capelli. Ah, l'hai notato, qua sta cominciando a ricrescere un vero e proprio posco. Un bosco, no un posco. Senti, Sapiendò, che devi fare oggi, su? Oggi devo imparare un'opera lirica. Ah, benissimo, allora trovi in me un grande esperto. Ti posso insegnare un'aria della Doska. Annota. L'ora è fuggita e songo disperato, e songo disperato, e non ho amato mai tanto De Mita. Dando De Mita, zoom, zoom. Ma sei sicuro che questa è la Tosca? Più che la Tosca, questa è tutta la Toscana. Portofello, allora tu sei sicuro, posso dire all'onorevole che è tutto a posto? Onorevole, guardi, noi abbiamo Ben Morgana, che cosa fai qua? Disturbi l'onorevole Morgana, vai a fare i compiti, su. Ma io li ho già fatti. Ah sì, e che hai fatto a papà? Eh? Ho imparato un'opera lirica. Ah sì, senta com'è portata per la musica, come canta bene. Fai sentire a papà, vai. Tosca. L'ora è fuggita e songo disperato, e songo disperato, e non amando mai dando De Mita. E questa... Morgana, questa sarebbe la Tosca? Più che la Tosca, questa è tutta la Toscana. Bene, bene, chi è sto Giuseppe Verdi che te l'ha insegnato? Chi è? È stato lui. Oddio, ma quando mai se io sono stato voce bianca per 30 anni? No, no, sei stato proprio tu. Ma dove ho costruito? Morgana, per cortesia vai di là a suonare Beethoven con il piano, vai. E studia una volta per tutte che sennò da grande diventi come lui. Come si permette? Mi sono sbagliato a mettere dito, onorevole, volevo dire come Martufello e il dito me è scappato da star trovando. Insomma, sta creatura è proprio una bella ignorandone. Anche tu. Eccola là. Onorevole, non si adombri, onorevole, non ci faccia caso. Mi creda, è soltanto una bambina vivace, ma la bambina ha molta, molta ammirazione per lei. Pensi che mi ripete continuamente, l'onorevole De Mita è come San Pietro. E cioè? Una campana. Sì, il pendolo glielo do in fronte, glielo do. Scusi. Senta, torniamo al cricket, è tutto pronto? Sì, sì, tutto pronto, raccontaglielo, dei dia come sì, hai fatto. Sì, è sistemato, senta. Ho messo della imbalestra che l'onorevole ci può rocciare anche in trattore. Ecco. Che dice il villico? Un momento che traduco, ma che stai a dire? Che stai a dire? Sto a dire che c'è il cric del trattore di compare Zappito che è pronto.
l'onorevole Bomba e noi due cambiamo la ruota articolato. Ma Bomba, Buzzi, chi dilli che? Onorevole, ma ce lascia così, onorevole, non ci dice nient'altro! Sannizzeri! Beh, beh! Hai sentito? Hai sentito chi ha detto? Ha detto Ciannizzeri! No. Come no? Già niente, sorpreso. Ma no, Ciannizzeri, corri appresso, vai, acchiappalo che ci manda in rovina questo! Ma rovino io, ma chiudo tutto, anzi, chiudiamo tutto! Molto bene, ragazzi! Molto bene, molto bene! Riposatevi e risciatate che noi qua dobbiamo fare cose importanti questa sera con l'onorevole Spatolini. Venga, venga, onorevole, senza timore, gioiosamente, così, rilassatamente. Guardi, signora, l'avverto, non ho alcuna intenzione di fare né lezioni di danza né di karate. Ho ancora il mal di testa per la settimana scorsa. E appunto questa settimana noi faremo cose dolcissime. Cose dolcissime? Sì, signore. Torte, pasticcini, babà. Amori. Ma cosa dice, signora? Dico amori, dobbiamo fare amori. Signora, si controlli, io non credevo di essere venuto in uno stabilimento a luci rosse. Ma quale luci rosse e luci rosse? Non è un Spatolini. Io sto parlando dell'amore con la A maiuscola e non c'è niente di meglio dell'amore per dimagrire. Lei dice? Che certamente, lei ha mai visto un innamorato grasso? Avanti, secondo lei, Romeo e la panza? Giulietta era ghiatta, Paolo e Francesca pesavano 140 kg l'uno. Avanti, Maurizio, rispondici, forza. Ma non lo so. Ma certo che no. E allora noi più siamo innamorati, più possiamo dimagrire. Lei, per esempio, guardi, su questo ci scommetto. Se si innamora di me, perde di corpo 105 kg. Sì, ma purtroppo io non sono innamorato di lei. E vabbè, questo lo dice lei. E invece io stasera la farò innamorare, onorevole. Sa ballare il valzer? No. E vabbè, ce lo insegno io, perché è ballando il valzer che ci si innamora. Lei permette che adesso io faccia entrare i Peppinotto, perché per loro oggi è San Valentino giapponese e i mischini si vogliono un pochettino innamorare, vero? Avanti Peppinotto, forza, avanti! Forza, Bello, siamo gli stiveri, avanti, forza, forza, di gussa, forza, avanti, forza, pure tu, Bello, guarda che faccia che avevi chisso. Avanti, molto bene. Allora, state attenzione, il valzer si balla in cittembi. Guardate me e poi lo rifate. Un due tre, ecco, avanti, forza, watch. Tre, un due tre, guarda, tante baccalari orientali sono. Molto bene, adesso facessi lei. Un due tre. Benissimo, lei balla benissimo, onorevole, meravigliosamente, batti il tempo meravigliosamente. Musica, please, allacciamoci nel valzer. Ma non so ballare. E vabbè, lei batte il tempo, onorevole, batte il tempo tranquillamente, batte il tempo, così, bravo, si sente un pochettino innamorato, onorevole? No. E perché non mi guarda negli occhi? Lei mi deve guardare negli occhi. Si penda, onorevole, nel mio lago di occhi turchesi. Ma lei ha gli occhi marroni! Chi sciocca! Ho dimenticato le lenti a contatto, chi sciocca! Non ha importanza, si penda nel vortice, molto bene! Si penda nel vortice, onorevole! Continuasse da così, molto bene, si penda! Attenzione, finiamo in terra, signora! Si penda! Si penda, sento che si sta innamorando, sta dimagrendo, mangi come magro! Pare uno scheletro! Aiuto! No, chi è? Mi sono rotto le ossa! Lei si rompiva le ossa, ma io avevo la coscia sulla sua coscia! Ecco, molto bene, non è successo niente! Venissi, ecco, sì. Signora Leonida, ma che è successo? Non è successo niente! Ma come guarda, non è successo niente? Che bello sciacquatonazzo! Lei adesso si vado a fare una bella sauna, un bello idromassaggio e poi una bella passeggiata al cimitero, Forza, ci facci sapere che sta ballando il valzer? Un, due, tre. Signora Leonida, signora Leonida. Non è successo niente, non è successo nessun problema. Nessun problema, bene, sta strage dei giapponesi, sì, signora no. Leone, pare per Arbor all'incontrario. No, che abbiamo fatto? Che abbiamo combinato, signora? No, egli allora è sgraziato, sono visto? Signora, per cortesia. È che ci piace il valzer, guardate. Bisogna essere delicati, signora. Il valzer si balla in settembre, sì. Un, due, tre. Guarda, adesso, signora, per cortesia. Un, due, tre. Scusate, abbiate pazienza. Un, due, tre, sgraziato, per la capo. Adassia, un, due, tre. Signora Leonida, per cortesia. Aspettassi che sto qua e chiatto. Un, due, tre. Oddio, signora. Sgraziato. Signora, devi dimagrire, signora, ce n'è avanzato uno, signora.
Che famo? Guardi, no, no, poveretto, no. Come sta questo? No, questo è occhio nicareddo. E siccome è un notello niconico, mi porta a pere, sgraziato. Bene, so, bene, bene, poveretto, signora, ma che figura ci facciamo? Per cortesia! Oddio, 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 scusateci. Scusatela, siamo così giunti alla seconda prova del grande gioco dei politici, il gioco delle tre carte. Avanti le carte! Bene, ed ora avanti gli onorevoli Andreotti, Forlani e Occhetto. Bene, come sappiamo, nel gioco delle tre carte le figure valgono mezzo punto, quasi tutte, gli assi valgono un punto. Quasi tutti, vince chi fa al massimo uno e mezzo. Prego, signorine, mescolatevi. Attenzione, comincia il gioco. Onorevole Andreotti, cominciamo da lei. No, questa volta si comincia dalla fine. E chi sarebbe alla fine? Tu! Non vorrei mica negare di essere alla fine. Ma guarda, io so 45 anni che sono alla fine. Voi so 45 anni e dovete sempre cominciare. Caro Occhetto, carta. L'asso di bottiglie, Ciarrapico! Un punto per lei, onorevole Andreotti! Attento a non restare imbottigliato. Ho fatto saltare ben altri tappi, caro Occhetto. Onorevoli, onorevole Occhetto, non si distragga, tocca a lei, onorevole Occhetto, prego. Si giri, prego. La donna di cuori, Nilde Iotti. Sarà un'ottima presidentessa della Repubblica. Perché, si sposa con Cossiga? Mezzo punto per lei, onorevole Occhetto, prego. Onorevole Forlani, tocca a lei. Carta. Il re di carciofi, Pippo Baudo. Mezzo punto per lei, onorevole. Del carciofo siete arrivati all'ultima foglia. Ma non la mangerete voi la foglia. Onorevoli, onorevoli, non vi beccate. Continuiamo il gioco, attenzione. Tocca di nuovo a lei, attenzione. Tocca di nuovo a lei, onorevole Andreotti, prego. Carta. L'asso di rompiglioni, Chiambretti. Meno uno per lei, onorevole, che va a zero. Tocca di nuovo a lei, onorevole Occhetto. Coraggio. Si giri, prego. La donna di cozze, Vanna Marchi. Mezzo punto per lei, onorevole. Oggi ti va proprio bene con le donne. Tra Nilde Iotti e Vanna Marchi ti converrebbe scappare con Tina Anselmi. Prego, onorevoli, tocca a lei, onorevole Forlani. Carta. Uomo nero, Bossi, meno uno per lei, onorevole Forlani. Protesto, l'altra volta mi è capitato Mario Segni, adesso Bossi, me ne vado. E allora io, che ho avuto per 10 settimane di seguito l'asso di cetrioli? Appunto, è solo un caso, onorevole, è soltanto un caso. Onorevole Occhetto, tocca a lei, giochi. Prego, si giri. L'asso di cetrioli, Gorbaciov, meno 4 per lei, onorevole. Non è possibile, mi appellerò alla commissione di vigilanza sulla RAI. E intanto voglio immediatamente un'altra carta. Se vuoi ti cedo la mia. No, non mi fido, ne voglio una nuova. Come vuole, onorevole, allora avanti, una carta nuova. È nuova, onorevole. Mi giuri che non è l'asso di cetrioli. Glielo giuro, onorevole. Le giuro che non è l'asso di cetrioli. Prego. Bene, si giri. Ma è una carta coperta. La scopra, onorevole, la scopra. L'asso di super cetrioli, Palmiro Togliatti, meno 8, onorevole. Me ne vado sdegnato. Ma non te gira. Perché? Tentate di spiegartelo pure le altre volte. Il cetriolio e il super cetriolio
Gira, gira. Basta! Trovatene altri 8 per reggerlo. E per esaurimento di avversari vince anche questa volta l'onorevole Andreotti, che passa in finale. Complimenti, onorevole. Com'è bella l'ultima puntata, prima della super ingrifatta. E allora questa sibilla, questa concetta, quando arriva? Buonasera, presidente, eccomi qua, buonasera, presidente. Chi, guarda che mi tocca fa, chi dobbiamo evocare, presidente? Non dobbiamo evocare nessuna, cara concetta, gli spiriti, gli zombie, con i baffi o senza baffi, io li lascio agli altri. Allora io me ne vado, che sto a fa, presidente, scusi, arrivederci. No, rimanga, perché io ho organizzato una cosa divertentissima per aiutare i nostri amici dell'est. Una lezione di Luke per Yeltsin e Gorbaciov. Luke, che Luke? Luke alla Cossicca, no? Ah, sì, così quando ritornano in Russia se li mangiano. Bene, su, si prepari perché arrivano, ecco, sì. Qua. Il presidente russo Boris Yeltsin e l'ex presidente Mikhail Gorbaciov. Buonasera, buonasera. Buonasera, Kosigoski. Buonasera a tutti. Tu non ti allargare. Io mi allargo quanto mi paro. Sempre a litigare. Basta baruffa. È per questo che in Russia non vi vedono di buon occhio. Prendete esempio da me. Perché a te a Italia ti vedere di buon occhio? Di buonissimo occhio, sono il presidente più amato dagli italiani. Ma presidente, perché non cominciamo subito sta lezione di Luca? Bene, cominciamo la lezione, ha detto bene. Sì. Dunque, studenti, la prima lezione sulla cortesia. Vieni qui Mikhail, vieni qui Yeltsin. Adesso Yeltsin farà vedere un gentile approccio di cortesia verso Gorbi. Prego. Io posso? Adesso? Sì. Approccio di cortesia. Gorbi... Marmeno via la mira, no? Yeltsin, oltre che essere caponi, essere un grande incapace. Se era capace, che faceva? Ma annegava? Bene, adesso passiamo alla lezione numero 2, quella sulla diplomazia. La diplomazia è fondamentale per due personaggi politici di grande peso, come voi. Io mi sposto, presidente. Bene, adesso Gorbi darà dimostrazione di diplomazia verso Yeltsin. Su Gorbi, dimostrazioni di diplomazia da Yeltsin. Luca, già me l'hanno rifatto, presidente. Non si può interrompere questa lezione. Me lo dice. Sì, perché se continua la tensione io vado all'ospedale, presidente. Ho rovinato tutto, ippopotamo. Io? Ma si essere stato tu a sputarmi all'occhio. E tu comunque ippopotamo cafone. Tu, persone io. Tu detto me ippopotamo cafone. Da, ora persone. E io te lo rompo cuore. Buonasera, signora Raissa! Agaggiamo il tuo di bavotte, cagas, Raissa! Dois, l'ultimo da fila! Rassina, vappa! Tu rassina, vappa, maritemi! Tu hai dato questa botta in meritimi, ma non ti ho bastata di arrabbarci l'automobile con tutto il telefono cellulare! E con tutto quanto la stereo radio dell'auto, anche tutta la collezione di bottiglie di pomarola fresca che ci siamo rotti in rina per metterci di denti. Ma io ti scasse con a te, Mario. A pomarola marita, a pomarola marita, volga, 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 volga
Grazie, Presidente, Presidente. Bravi, bravi. Certo che come lezione di Lucca è andata bene, li ha fatti discutere, Presidente, si vede la sua mano. Pare anche a me, comunque io la mia parte l'ho fatta, adesso vado a riposarla. Così si riposiamo pure noi, Presidente. Bene, buonanotte Concetta, buonanotte Francesco, buonanotte a tutti a riposo. Ma comunque è meglio che la iappa marita, a proposito delle strade, è notte, il mare. Sopra c'è una nave corazzata di quelle americane. A un certo punto sta nave ha visto una luce. Il capitano Newman subito comincia a fare segnare con la luce. Siamo una corazzata americana e io sono capitano Newman. Spostatevi che stiamo entrando in rotta di collisione. E la luce, spostatevi voi. La luce si fa sempre più vicina, sempre più vicina. Il capitano, spostatevi, forse non avete capito che siamo una nave corazzata da guerra e ci abbiamo le armi e anche il tiritolo. E la luce, spostatevi voi. E sta luce si fa sempre più vicina, il capitano Newman sempre più increpato. Non avete capito? Spostatevi, spostatevi, qua succede una tragedia. Ripeto, sono la nave corazzata americana e io sono il capitano Newman. E io sono Alvaro, il guardiano del faro. Siamo giunti alla finale, all'ultima finale di Crank Caramel. Avanti gli onorevoli Andreotti e Craxi, eccoli! Bene, bene onorevoli, attenzione onorevoli. La prova di questa settimana, cosa c'è? Che c'è? Cos'è? Un telegramma? Siamo proprio, grazie, siamo in diretta ed è anche opportuno che noi lo si legga, si chiamava Paola, onorevole, non so se può interessare. Alle terme di Caracaola i romani giocavano a Paola. Ah, ecco, bene. Pensavo fosse un telegramma d'amore di San Valentino, invece vedo che è della Commissione di Vigilanza sulla RAI, dice... Leggiamo, esclusione onorevole Occhetto est arbitraria et illegale, troppi cetrioli fanno sospettare grave parzialità, questa commissione Abet stabilito sua riammissione finale, stop, complimenti per la trasmissione, grazie e noi senz'altro riammettiamo l'onorevole Occhetto alla finale, eccolo onorevole, si accomodi, che l'hai accolto dal nostro applauso. Sei rientrato per il rotto della cuffia. Taci, in questo paese si comincia finalmente a fare giustizia. Noni. Prego, onorevoli, per cortesia non fate polemiche, questo è proprio l'ultimo gioco, concentratevi sull'ultima prova che in verità, onorevoli, sarà durissima. Dunque, attenzione, ma che cosa c'è? No, vieni. Ah, guarda tu, un piccione viaggiatore, guarda tu, deve essere l'ammodernamento delle poste italiane. Buona gratura, non ti preoccupare, hai visto? Ringrazialo, grazie signor Piccione, può andare, grazie tante, grazie. Hai visto? Non applaudiamo perché potrebbe dispiacersi il Piccione. Leggo il messaggio, dunque, Consiglio Comunale di Nusco, già sappiamo a che cosa si riferisce, leggo, protesta per ingiusta esclusione, onorevole De Mita, riammettetelo immediatamente e noi senz'altro riammettiamo l'onorevole De Mita, prego, onorevole si accomodi, eccolo qua. Le solite clientele. Un po' di giustizia per il meridione. No. Attenzione, onorevole, dunque, dicevo, onorevole, di concentrarvi sull'ultima prova che in verità sarà durissima, appunto, attenzione. Ciascuno di voi, infatti, dovrà riuscire a darla a bere. Ma come si permette? È solo un gioco, proprio darla a bere nel vero senso del termine, nel senso lessicale, letterario. Non mi sarei mai permesso di alludere, onorevoli. Ora noi vi daremo una bottiglia e un bicchiere ciascuno. Prego, signorine. Ciascuno di voi ha un minuto di tempo per convincere un elettore, uno spettatore, e chissà, a bere la sua acqua.
Avete capito, onorevoli? Un minuto di tempo. Dovete convincere un lettore, uno spettatore a bere la propria acqua. Chi vuole cominciare? Comincio io. Bell'impeto, onorevole Craxi. Non vada però dall'onorevole Mammì, se no il gioco non ha senso. Prego, onorevole, attenzione, parte il cronometro. Via! Meno 59, 58, 57, 56, 55. Gentile signora, io la invito a bere quest'acqua garantendole che è pura, cristallina come la coscienza di chi gliela offre. E inoltre è un'acqua forte che va giù dritto allo stomaco e ci rimane per almeno 5 anni, cioè per 5 anni lei ne trarrà benefici. Insomma, è un'acqua socialista che fa digerire tutto. Allora, beve? No, grazie. Pazienza. Dunque, risultato negativo, onorevole. L'onorevole Craxi non è riuscito. Tocca all'onorevole Occhetto. Prego, onorevole. Dove va? Dove vuole, uno, per carità? Compagna, cioè amica, cioè amicagna. Onorevole, coraggio, che il tempo stringe! Coraggio, la convinca, onorevole! Insomma, signora, l'acqua che io le porto è un'acqua nuova che sgorga dai monti della giustizia e della democrazia. Essa spazzerà via tutti i residui tossici che le hanno fatto ingurgitare. E lei si sentirà libera e finalmente andrà felice di corpo e di anima. Vuole bere? No, la ringrazio. Peccato. Negativo anche per l'onorevole Occhetto. Lei veramente ce l'ha messa tutta, ma non ci è riuscito. Tocca di nuovo ancora all'onorevole De Mita. Non vada dall'onorevole Meloni, mi chiedo scusa, perché le può capitare, tanto siamo lì, le può capitare di mano. Attenzione, attenzione, vada onorevole, via! Ci provo 59, io. 58, 57, 56. Cara signore, anzi cara commarielle, io le garantisco che quest'acqua meravigliosa sgorga proprio dal Monte Pepuzzo, sopra Nusco. Essa fa ricrescere i capelli, i peli, i denti, tutto ciò che in genere, insomma, a un certo punto cade. Insomma, una vera e propria manosanda. Allora che fa? Vuole pere? Che pere? Ma non pere nel senso del frutto del pere, o pere nel senso di glu glu glu. Glu glu, che? Glu glu glu, allora vuole pere? No, no, grazie. Non sa quello che si è perso. Ha detto di no, onorevole, mi dispiace, ha detto di no. Negativo anche per lei, onorevole De Mita. Non resta che l'onorevole Andreotti, con la preghiera di non andare dal suo collega di partito, onorevole Silvio Lega, altrimenti fareste le cose fra voi e sicuramente lui berrebbe. Quindi, onorevole, è pronto? Via, forza, onorevole, meno 59, 58, 57, 50. Io mi rivolgo direttamente a un uomo, essendo maldisposte le donne. Allora, gentile signore, mi rivolgo a lei, se ha sete beve, se non ha sete non beva, che altro le posso dire? E poi, non so, questa non è l'acqua di Lourdes, ecco, non è, per i miracoli, come si dice, ci stiamo ancora attrezzando. Però questa, se non guarisce, almeno la mia acqua non ammazza. Allora che fa? No, no, grazie. Avrà tempo all'inferno di riflettere. Incredibile, neanche l'onorevole Andreotti è riuscito a darla a bere. Onorevoli, onorevoli, siete stati tutti e quattro rifiutati. E con quest'acqua che ne facciamo? Onorevole, secondo il regolamento, attenzione, quest'acqua dovrete berla voi. Noi? Sì, signori, una volta tanto tocca a voi. Dovreste bere, signori, è un gioco, l'avete versata tutti. Allora, attenzione al mio tre, cominciate a bere. Uno, due, tre, bevete, onorevoli, bevete! L'hanno bevuta davvero, oh. Però, mica male. Eccellente. Buonissime. Io sono ancora vivo, ma contento del miracolo. Bene, bene, quest'ultima puntata di Crane Caramel si conclude quindi senza vincitori. E ancora una volta chiediamo all'onorevole Andreotti, onorevole, come vanno le cose da noi? Benissimo. Ne è certo?
Sì. Allora non c'è più la crisi? No, no, la crisi ci deve essere sempre. Il giorno che non c'è più la crisi ci piglia il coccolone a tutti. Coccolone. Per carità! Per carità! E nella speranza, appunto, che non ci prenda il coccolone, nella speranza anche che non ci sia la crisi, noi di Gran Carame stiamo per chiudere i battenti. Colgo questa occasione, perché non ne avrò un'altra, per annunciare però una sorpresa, una grande sorpresa. In realtà non finisce qui, come dicevamo nei programmi che abbiamo fatto, perché abbiamo un'altra edizione di Gran Carame, questa volta speciale, sabato prossimo, sabato 22 alle 8:40. Che cosa andiamo a fare, o meglio, dove andiamo? Dove andiamo, onorevoli? Ditelo voi. Andiamo a Sanremo. Sanremo, e ci saranno anche loro, perché il vero festival di Sanremo lo faremo noi sabato prossimo alle 20:40 su Rai 1, Creme Caramel a Sanremo, un'edizione veramente speciale. Per noi ci auguriamo di divertirci, e ringraziamo tutto il pubblico che ci ha seguito veramente con calore, con grande affetto. Grazie per tutte le lettere che ci avete mandato, grazie a tutti, grazie alla squadra di Roma 3, grazie a tutti coloro i quali hanno permesso questa trasmissione, la signora Rai, grazie al regista Pierfrancesco Pingitore, agli autori Castellacci e Pingitori, agli scenografi costumisti Tognalini, l'impresario la signora Polo, e grazie ai coreografi Ferraro ed Anac, grazie ai tecnici, musicista Pintucci. Auguri a tutti, grazie anche agli onorevoli Mammì, Meloni e Lega, Silvio, ci sono venuti a trovare questa sera. E vuole dire, onorevole, tocca a lei. Dico, hai Vistarini lì per caso? No, sì, Vistarini c'era, però contento. Siccome l'aveva scritto, non l'aveva. Avevo Vistarini è l'altro autore, veramente sì. Se ho dimenticato qualcuno, Gianni, perdonateci, noi non possiamo fare altro veramente che congedarci da voi con grande mestizia. Abbiamo atteso questo momento, ma adesso ci manca qualche cosa, perché è stata un'avventura veramente straordinaria, grazie al pubblico in sala e al pubblico a casa che ci ha seguito. Si vogliono scambiare le acque gli onorevoli, no, prima che si mischino le acque, facciamo partire la sigla! Allo Battista, son la Marchesa, fammi saper le novità. Mi devi dir se c'è contesa e lì a palazzo che si fa. Tutto va bene, madama la Marchesa, tutto va bene, va tutto bene. Or mi so bien, però di una sorpresa mi sovviene. Si parla molto di certi fatti, successi al tempo di Togliatti. Con tutto ciò, madama la Marchesa, tutto va bene, va tutto bene. Allo Battista, parla più chiaro, fammi saper la verità. Si sente dire che il presidente d'ora in avanti tacerà. Tutto va bene, madama la Marchesa, tutto va bene, va tutto bene. Le devo dir però, cara Marchesa, che la caciara crescerà. Stanno arrivando le votazioni e ognuno spara a fallettoni. Con tutto ciò, mia nobile Marchesa, tutto va bene, va tutto va bene, madame la Marchesa, tutto va bene.